Il paese in sicurezza, le istituzioni e le professioni. Questo è il titolo del convegno tenutosi presso il Grand Hotel Salerno questa mattina. Nel corso del dibattito organizzato dall'Ordine degli Ingegneri è stato fatto il punto della situazione sui percorsi formativi, sulle politiche e sugli strumenti che hanno un impatto diretto in materia di protezione e mitigazione del rischio. Tematiche sempre attuali in un paese come l'Italia, caratterizzato da un alto rischio idrogeologico e da un'attività sismica importante. La prevenzione è fondamentale, per noi la prevenzione è sia prevenzione strutturale, quindi intervenire sugli edifici, intervenire sulle situazioni in cui si possono creare frane e altre modalità, ma è importante anche la prevenzione non strutturale, prepararsi per l'emergenza, fare tutto quello che è necessario in maniera che se arriva un'emergenza siamo pronti a intervenire, miglioriamo le nostre capacità e questo significa ridurre gli effetti dei fenomeni che colpiscono l'Italia quasi quotidianamente. Ma lo stanziamento delle risorse è un problema di governo del territorio e di governo nazionale. Noi come protezione civile ci prepariamo alle emergenze e facciamo questa prevenzione non strutturale. La prevenzione strutturale non la facciamo direttamente noi se non in situazioni molto particolari. Quindi ovviamente spingiamo perché più si lavora sulla prevenzione strutturale e meno emergenze ci saranno, meno lavoro per noi che saremo molto contenti di lavorare di meno.